lavorare e vedono i problemi che ci sono, quindi non abbiamo politici di professione. Io vi ricordo che noi ci autofinanziamo naturalmente, quindi c'è il banchettino lì, non scappate, c'è la ragazza, sta proprio lì, ferma lì, e c'è il merchandising, quindi cercate di comprare qualcosa. E poi ci sono i volantini, ci sono i famosi santini, non volevo dire questa parola brutta, però ci sono i famosi santini che sono lì, quindi scegliete il vostro candidato e buon voto, questo è quello che mi auguro. Adesso io presenterei il nostro presidente, candidato presidente del municipio, Danilo Barbuto. Mi devo alzare io, vediamo come alzo. Allora, intanto ringrazio Rolando che ci ha presentato, ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio i nostri deputati, i nostri cittadini in Parlamento, al Massimo Baroni e Alessandro Di Battista, ringrazio Marcello, il nostro candidato sindaco, della presenza e dell'appoggio e del sostegno che quotidianamente non ci fanno mai mancare. Poi con Massimo c'è un affetto particolare perché sono tanti anni che ci conosciamo e c'è un'amicizia vecchia. E appunto è un'amicizia che viene da lontano, noi abbiamo iniziato insieme nel 2007 con il primo Good Day, vedo anche amici qui che hanno partecipato al primo Good Day, a quello che ne è seguito, il secondo Good Day, la lista civica, e tutto quello che poi è sviluppato è diventata con la carta di Firenze, è diventato il Movimento 5 Stelle. Questo ha segnato tutti noi, ci ha portato a febbraio ad essere candidati in Parlamento, non potete, è un augurio che faccio, quello di provare quello che abbiamo provato noi, a essere, non a essere eletti come fortunatamente abbiamo loro, ma a stare solo in quella lista, a pensare solo che un cittadino qualsiasi può dare il proprio contributo nelle istituzioni, che in ogni caso se fosse stato eletto come sono loro, non è abbandonato, non è solo perché dietro ci sono i cittadini che lo sostengono, che lo appoggiano quotidianamente, che non gli fanno mai mancare l'appoggio, e mai mancare le mail, mai mancare i messaggi neanche alle 2 di notte, e in ogni caso è stato bellissimo, è stato un momento, una sensazione dentro che veramente non è facile descrivere. Insomma, tutto questo per dire che poi da lì si è sviluppato un concetto, un qualcosa che ci ha portato poi a deliberare un programma, un progetto di vita anche nella città e nei municipi, non solo a Roma, non solo nel quarto municipio, nell'ex quinto, ma in tutta Italia stiamo lavorando sulle stesse tematiche, perché poi vogliamo cambiare, come diceva Rolando, come lo dicevano i candidati consiglieri municipali prima, un cambiamento della vita quotidiana. Noi abbiamo fatto in questa direzione un programma municipale che ha posto come finalità il nessuno deve rimanere indietro, è fondamentale, nessuno deve rimanere indietro, è quello che diciamo da 5 anni, è quello che ribadiamo tutti i giorni nelle istituzioni dove ci siamo, dove siamo presenti, nelle regioni, lo vediamo clamorosamente in Sicilia che è possibile farlo costruttivamente se si vuole, se c'è buon senso. Allora se c'è un buon senso si può fare anche nelle piccole amministrazioni, che possono essere relativamente piccole, poi quelle romane, perché un municipio di 180.000 abitanti equivale alla città di Parma, tanto per capire di cosa stiamo parlando. E in questo senso, dicevo, abbiamo elaborato un programma che è articolato, che si parla di recupero della vita, un recupero della vita del cittadino, del singolo cittadino a tutti i livelli, dal più piccolo al più grande, dal disabile al benestante, da tutti. Tutti hanno diritto, tutti hanno dignità e tutti vanno rispettati e possibilmente farli evolvere, farli diventare parte attiva, perché ormai, come diceva, non mi ricordo prima, forse Alessandra diceva che era abbandonata e delusa dall'attività da votare scheda bianca. Ecco, noi non vogliamo che si voti scheda bianca, noi vogliamo che i cittadini sostengano sempre i nostri eletti. Il Parlamento non deve essere abbandonato, i cittadini delle istituzioni non devono essere abbandonati. Facendo questo motto abbiamo iniziato dalla mobilità,
perché se un cittadino passa troppe ore in macchina, io ascoltavo questi giorni Marcello andando, seguendolo un po' nel suo percorso che sta facendo a Roma, enunciare dei numeri, numeri importanti, quando Marcello parla di 390.000 automobili nell'orario di punta, significa, ho lavorato per 4, significa 1.600.000 metri di macchine, cioè significa 16.000 km, 1.600 km, 1.600 km valgono a Roma-Parigi, cioè un'autostrada Roma-Parigi piena di macchine ferme. Queste sono le macchine che ci sono a Roma nell'ora di punta. È devastante immaginare che un cittadino sta lì fermo. Noi dobbiamo innanzitutto rivedere la mobilità. Se ridiamo ai cittadini la libertà del proprio tempo, noi abbiamo ottenuto già qualcosa di importante, avremmo ottenuto un beneficio economico, perché i cittadini non hanno più soldi in tasca. Lo Stato avrà più un beneficio economico, perché quello che viene speso per i danni provocati, e Massimo lo sa perché occupandosi di sanità se ne occupa a livello importante, sappiamo quanto costa il traffico e l'inquinamento derivato dal traffico. Questi sono tutti punti nel nostro programma municipale, perché è da lì che dobbiamo ripartire. Abbiamo pensato alle piste ciclabili, allo sviluppare le reti ciclabili già su quelle che ci sono in programma, ma mai effettuate, la risistemazione di quelle esistenti. Noi vediamo delle piste ciclabili, delle cose allucinanti, gli alberi in mezzo, i pali, la segnaletica stradale in mezzo alle piste ciclabili, giri la curva e finisce la strada, finisce il marciapiede e stai, non si sa più dove. Delle cose allucinanti, ecco, ripartire dalla logica, dal buon senso e dalla dignità dell'uomo. Allora quella dignità che deve partire dalle scuole, per cui nel nostro programma abbiamo deciso di coinvolgere le associazioni nelle scuole. C'è una frase molto, molto bella di uno dei maggiori matematici italiani, Lucio Lombardo Radice, che diceva: io sogno una scuola che sia aperta 24 ore al giorno. Quello è il nostro progetto, una scuola che sia al centro del territorio, al centro veramente, come, ma anche come struttura deve essere centrale, non deve essere. Ah, vabbè, non giocare. anche fisicamente deve essere centrale come luogo di aggregazione, come punto nodale della vita del quartiere. Allora, in base a questo, ridare spazio alle associazioni dove non ci si arriva con i soldi, parliamo di bilanci, con i soldi si danno in mano alle associazioni delle gestioni. Se ci sono dei terreni liberi, dei terreni incolti e l'amministrazione non ce la fa, noi abbiamo pensato di darli in amministrazione ai comitati di quartiere, alle associazioni spontanee di cittadini, a costo zero per una riqualificazione. Dobbiamo pensare da questo, che tutti dobbiamo essere parte attiva, nessuno di noi, uno conta uno, è stato detto prima, esattamente, uno conta uno. Tutti i cittadini devono rendersi conto che uno conta uno. E allora da questo possiamo pensare all'ambiente, all'acqua pubblica, uno dei nostri, lo sapete, una delle nostre stelle è l'acqua pubblica. Possiamo pensare alle case dell'acqua: perché comprare l'acqua gassata quando possiamo mettere tranquillamente delle case dell'acqua che sono delle casette invece delle fontanelle dove posso prendere l'acqua minerale e non le compro, perciò ho meno rifiuti, di conseguenza ho un risparmio economico, ho un ritorno sull'ambiente. E noi cerchiamo attraverso questi cambiamenti, questi piccoli cambiamenti, nelle poche possibilità che in effetti è un municipio, e un municipio si farà carico principalmente di essere spinta verso un domani, verso l'amministrazione centrale, poi l'amministrazione centrale a livelli più alti della politica, ma noi dovremmo fare la spinta, essere i promotori, essere la parte vitale, veramente essere il motore in grado di far ripartire gli orti sociali. Si può ripartire i terreni incolti, possono solo diventare orti sociali, anche questo, in questo caso ridarli alle associazioni, ai comitati, alle cooperative di giovani, favoriamo l'imprenditoria giovanile. Abbiamo messo nel nostro programma di vedere, di controllare, di partecipare ai bandi europei, ma che siano controllati e siano usati veramente questi soldi, non come avviene tuttora fino ad oggi. Questi soldi devono essere usati per l'imprenditoria giovanile. Allora, ripartire da questo parte significa rilanciare il motore, rilanciare, riavviare un circuito virtuoso, per cui
l'uomo ritorna ad essere il proprietario della sua vita, non della sua vita e della sua terra. Il contatto con la terra non deve essere abbandonato. Bisogna riappropriarsi veramente delle priorità che esistono. La sicurezza è una di queste priorità, chiaramente, e noi possiamo farla solo se eliminiamo il degrado. Noi vediamo tanti quartieri che sono abbandonati, questo municipio li conoscete, è inutile che vi racconto di cosa può essere San Basilio o Casal Bruciato o Pietralata, le zone abbandonate. Vediamo che cosa sono certe zone, certe località. E allora, se combattiamo il degrado, se combattiamo la sicurezza sarà un qualcosa di acquisito, qualcosa di automatico, qualcosa che verrà come logica conseguenza. Questo fatto riparte, come ho detto, dalle scuole, è tutto attuabile dalle scuole, ma attraverso un sviluppo della cultura. Allora, nella cultura noi abbiamo, per esempio, delle attività, il municipio completamente abbandonato, posso pensare alla Vacca di Anardi, la biblioteca comunale di Vacca di Anardi, che non so da quanti è frequentata, ma da pochissimi. Le scuole non ne sono neanche quasi a conoscenza, per quanto ci siano percorsi studiati per le scuole. Abbiamo dei poli museali che sono stati aperti e poi abbandonati. Per esempio, ci sono, quando hanno fatto l'autostrada, la 24, sono stati trovati molti ritrovamenti, sono stati costruiti musei e sono stati abbandonati lì. Noi abbiamo trovato, ecco, io abito a Casalbertone, perciò sono una persona del territorio, noi sotto, facendo gli scavi, abbiamo trovato una strada, se ne sono accorti, che inserivo, che era via Collatina. Dopodiché non sanno più cosa fare, se intervenire il bene ambientale, tutto si ferma, tutto si blocca. Per i lavori della TAV hanno trovato una conceria romana, che è la più grande conceria dell'area mediterranea di acqua romana, 70 vasche. È stata abbandonata, è stata dismessa, non si sa più che fine ha fatto questa conceria. Dicono che è stata smembrata, spostata da un'altra parte, ma dove? Questa è l'amministrazione che non vogliamo. L'amministrazione che vogliamo è che quello che è stato trovato diventi proprietà dei cittadini, diventi una risorsa dei cittadini. Sia possibile portarla avanti nelle scuole, sia possibile portarla avanti. Come diceva prima Marco, non abbiamo un teatro, non abbiamo un cinema, l'unico cinema sulla via di Bottino è un cinema a luci rosse. Allora noi dobbiamo cambiare questo stato di cose, non possiamo pensare che dobbiamo togliere la delinquenza se non abbiamo la possibilità di sviluppare l'arte. Riportiamo l'arte al centro del dibattito, riportiamo il bello al centro del dibattito, spostiamo l'asse, spostiamo tutto quello che è stato finora, riportiamolo a un discorso un po' più alto. E noi, anche da municipio, anche da piccola amministrazione, possiamo spingere, e possiamo farlo solo se i cittadini ci seguono. Allora, io approfitto adesso, ho finito, no, non ho finito, ma ci avrei tanto da dire, però non voglio neanche annoiarvi con troppe parole, e poi lascio spazio a loro che possono illustrarmi qualcosa di migliore, come poi queste mie parole possono avere uno sviluppo migliore, maggiore senz'altro. Marcello, abbiamo l'occasione, ripeto, di averlo qui, la fortuna di averlo con noi, una persona in gamma, una persona valida, dove ho detto che lo sto, per quanto possibile lo stiamo tutti seguendo, e l'ho sentito parlare e potrà ancora una volta illustrarci il suo programma. Prego, grazie.